Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Infernal. E oggi raga siamo qui, come detto ieri dal video, su Call of Duty Infinite Warfare. Ho già fatto qualche partita raga e non lo trovo così bello come Black Ops 3, perché Black Ops 3 ha fatto un certo effetto su di me. E invece questo Call of Duty, diciamo che, non è il massimo, non è il massimo. Ho provato, già ho giocato 2 o 3 partite proprio, non tantissimo. Io parto subito di cieco proprio, pum 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 pum, filato, raga. Madonna, partiamo subito. E come grafica non è male, raga, però secondo me adesso, come adesso, un po' tutti gli utenti di Call of Duty, i fan di Call of Duty si sono rotti un po' le balle del gioco futuristico, ecco. Detto così in parole povere, gioco futuristico in sé. Madonna, questa qua, giuro, è da mettere in primo piano sta kill. E diciamo che secondo me hanno un po' anche esagerato col futuristico, raga, perché ormai stanno facendo solo futuristico. Invece che Battlefield 1 è tornato proprio alla prima guerra mondiale, proprio epoca proprio. Veramente epoca su epoca. Questa qua è stata bellissima. È stata assai molto bella. Ah, ma tengo una mitraglia di là. No, oh madonna che... Troppo lento a switchare, troppo lento. Già da lì ci va qualche perk in più, perché veramente è troppo lento a switchare, raga. E non va bene. Su un gioco frenetico... Vaffanculo. Su un gioco frenetico, che questo qua è anche abbastanza frenetico. Non so chi tra Black Ops 3 e Infinite Warfare sia il più frenetico. Dovrei testarlo più a fondo questo gioco. Dovrei testarlo. E dopo, raga, posso fare magari... Intanto volevo dirvi che la beta è disponibile fino a lunedì 24, se non sbaglio. Se non vado errato, è disponibile fino al 24. Oggi è domenica, quindi in teoria c'è ancora domani. Domani fino alle 6 di pomeriggio è disponibile. Dalle 6 di pomeriggio in poi la chiudono. Ah, da che lezzo, madonna. Ma fai schifo alla merda, no, veramente. Ho provato già a settare l'audio, ma raga, non so dove cazzo sia l'audio. L'unico problema di questo... Ah, quanto è lento a switchare l'arma, raga. Se ve lo trovate davanti, siete morti. 90% dei casi... Proprio sculattate a merda. Ah, l'ho hittato questo con la bomba. Madonna. Madonna. Diciamo che mi sto già divertendo di più dalle due o tre partite che ho fatto prima. In questa partita qua mi sto già divertendo di più. Veramente, cazzo, raga. Veramente mi sto divertendo di più. Allora, tanti dicono che Infinite Warfare è stato un po' i Call of Duty presi e messi tutti un po' insieme. È stato un po' un misto. Difatti, come possiamo notare, la corsa è uguale a Call of Duty Ghost. La corsa è uguale, raga. Da come il modo di correre è uguale a Call of Duty Ghost. Il modo di saltare a propulsione è uguale a... non è proprio uguale a Advanced Warfare, perché Advanced Warfare faceva i salti proprio di botto. Questo qua no. E devo dire che quei salti di botto erano anche comodi di Advanced Warfare. Non ve l'ho portato... No, ve l'ho già portato sul canale Advanced Warfare? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Per poco, perché dopo, raga, me lo sono fatto prestare da un amico che io non l'ho comprato. Ho comprato... L'unico che ho comprato era Black Ops 3 per PS. L'unico... Il primissimo gioco di PS era Black Ops 3. E... Raga, c'è... Non lo so. La beta io me la sto giocando... Cazzo era? Era un cane? Non lo so. Guarda, sono cose troppo strane in questo gioco, veramente. Boh, sono robot che corrono da cane proprio. Io mi sono preso male, madonna. Ho detto, questo qua adesso mi scopa la gamba.
C'è proprio una cosa. Dopo c'è il minigun come il robot con la minigun. Però questo qua mi sembra un minigun che spara a fuoco. Non so da che buco del culo l'abbiano tirato fuori sta idea. Però raga, c'è, esiste. Spara a fuoco dal culo, però non so come cazzo neanche usarlo, madonna. Veramente, raga. Questa partita, cazzo, però mi sto divertendo davvero, cazzo, mi sto divertendo. Invece quelli di prima penose a merda, non so perché. Ma sculattate, negri. Adesso metto qua col cieco, guardate. No, siete lezzi. Ve li hanno ammazzati tutti, madonna. Se no ti facevo vedere io. Ok. Non è malissimo, a parte che è ancora in beta. E magari certi bug anche di connessione, che prima mi laggava senza senso, che avevo 4 tac di connessione, mi laggava veramente senza senso. E essendo in beta, qualcosa può ancora migliorare. Sicuramente migliora ancora. Sicuramente le patch le fanno. Sicuramente, raga, qualche patch va messa qua dentro. Oltre che le armi che sono adesso sono poche. Però da come si sa in Black Ops 3, raga, le armi sono state messe anche proprio negli ultimi mesi di gioco. Prima, un mese prima che uscisse Infinite Warfare, hanno aggiunto altre armi, tipo del corpo a corpo, quelle cose lì. Ok, è livellato, penso. E le armi vanno messe tante, perché veramente ce ne sono poche. Almeno per la beta ce ne sono poche. Dopo, quando uscirà il gioco effettivo, ne aggiungeranno qualcosa, qualcun'altra. Ci scommetto, come hanno sempre fatto anche nella beta, raga. Però, raga, io devo dire che Dragon Ball Xenoverse 2 è una cosa che mi ispira troppo assai. E veramente, cazzo, mamma mia, che figata di gioco, raga. Non ho fatto canestro. Gay! Ma fa niente, dai. Dove cazzo siete, lezzi? Intanto vi ricordo, raga, di andare a vedere anche il video di Blacklight Retribution. Veramente, raga, mi è uscito da Dio, mi è uscito, madonna. A mettere quei cazzo di video lì che... Dopo tornerà una serie con Lollo. Una serie su qualunque gioco, non so cosa portare. Tornerà una serie con Lollo, raga. Ci faremo qualche risata con Lollo. Abbiamo anche vinto. Tornerà qualche serie con Lollo. Boh, magari di Advanced Warfare o qualcos'altro. Vabbè, dai, raga. Killer non è il mio replay. Vabbè, dai. Per questo nuovo video è tutto, raga. Lasciate un bel like, un commento. Iscrivetevi al canale. Condividete il link del canale e il link del video. E da questo è tutto. E bella!